Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution 2. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio in questa zona ho creato un recinto per il giganotosauro, eccolo qua, mentre si sta riposando. Prima di liberarne uno all'interno di questo recinto, ne ho creato un altro che ho liberato in questo recinto temporaneo. Ho fatto in modo che si scontrasse con il T-Rex, non vi dico chi ha vinto. In ogni caso poi ne ho liberato uno in questa zona, in modo che i turisti passando da questa parte con i veicoli possano vederlo in azione, magari mentre dà la caccia a qualche capretta o mentre si ferma presso questa mangiatoia per nutrirsi. Oggi direi di decorare un pochettino questa zona. Ho intenzione di liberare un altro dinosauro carnivoro e per quanto riguarda questo dinosauro ho alcune informazioni molto ma molto interessanti da svelarvi. Per prima cosa direi di modificare il percorso delle auto e quindi sistemare anche questo sentiero che passa davanti al centro visitatori. Voglio che sia perfettamente parallelo alla laguna. Voilà. E voilà. Poi si può modificare ancora, ma va bene così. Creiamo due stazioni del tour del parco, proprio per fare in modo che i turisti possano salire a bordo dei veicoli abbastanza facilmente. Piazziamo entrambe le stazioni una di fianco all'altra e questo percorso lo colleghiamo a quell'altro. Qui tiriamo via questa strada secondaria che non serve più. Tagliamo questa parte del tracciato. Questa stazione del tour del parco la eliminiamo. Eliminiamo anche questa sottostazione che spostiamo dall'altra parte. L'incubatrice rimarrà, eh. Non ho intenzione di toglierla. Devo per forza mettere un palo della luce, se no non riesco a collegarmi. Poi creiamo un altro sentiero che però questa volta taglierà perpendicolarmente il percorso del tour. E poi proseguiamo. Per il momento lo faccio passare vicino agli hotel. Stavano ancora demolendo la struttura e perfetto. Qui in fondo creiamo una curva. I veicoli per il momento li facciamo passare di fianco alla laguna che è ancora vuota, ma non vi preoccupate che dedicherò un intero episodio ai rettili marini. Modifichiamo questo percorso, lo prolunghiamo da questa parte perché qui volevo poi piazzare due gallerie panoramiche di Jurassic Park. Ho visto che in tanti mi avete chiesto: ma come mai puoi mischiare le varie ere e quindi creare un parco con gli edifici di Jurassic Park, Jurassic World e del reparto caccia e pesca, anzi più che reparto dipartimento, perché possiedo la versione PS5 del gioco. La versione PS5, Xbox Serie X e PC vi permette di fare questo, mentre la versione PS4 e Xbox One vi permette di creare un parco però utilizzando soltanto gli edifici di una delle due ere, non potete mischiarli. Qui potremmo anche stringere la strada, perché così è un po' troppo grande. Perché pensavo di inserire dei bagni. Poi un hotel. Però aspettate, perché i bagni proprio in quella posizione lì danno abbastanza fastidio. Allora, mettiamo prima l'hotel. L'entrata la posizioniamo proprio davanti all'incubatrice in modo che chi vuole possa andarla a visitare tramite tour guidato. Poi i bagni li mettiamo qua in mezzo. Allora, quello l'ho posizionato per prendere le misure.
Poi mettiamo la strada, tiriamo via il servizio. E gli altri li mettiamo proprio appoggiati alla strada. In questo modo. Il rifugio d'emergenza lo voglio mettere qua, vicino al bivio, mentre in questa zona voglio creare un qualcosa per i visitatori. Ho messo queste piante in modo da creare un po' di vegetazione e qui dietro, magari non vicino ai bagni, ma da questa parte, mettiamo anche dei tavolini. Dopo aver creato una zona per turisti, adesso è giunto il momento di modificare anche la recinzione per permettere a coloro che saliranno a bordo dei veicoli del tour di poter osservare meglio gli animali all'interno di questo recinto. Per quanto riguarda i lati, ho deciso di continuare a utilizzare la recinzione in cemento armato, mentre qui, dove passa il tour, mettiamo la recinzione elettrificata media. Io consiglio sempre quella pesante, però tenete in considerazione che abbiamo già provato a dare un'occhiata l'altra volta e non è che dia la possibilità ai turisti di vedere molto bene i dinosauri che si trovano all'interno dei vari recinti, anche alzando la strada, eh. Non cambia quasi nulla. Qui proseguiamo con quella in cemento armato ancora per un metro e poi passiamo a quella elettrificata media in metallo. Voilà! Beh, direi che così di occasioni per dare un'occhiata al carnivoro che libererò qui dentro ce ne sono. Saliamo un attimo a bordo dei veicoli e sì... Sì. Voglio modificare soltanto un pochettino il terreno e abbassarlo leggermente. Non troppo però, eh. Ok, così va bene. Non come ho fatto per il recinto del giganotosauro. L'acqua possiamo metterla qua. E anche da questa parte, eh. Creiamo proprio due pozze piccoline. In mezzo direi di mettere un bel po' di vegetazione, magari non troppa. Forse così è troppo fitta. Ne tiriamo via un po'. E prima di terminare la decorazione di questo recinto, direi di iniziare a incubare un paio di animali. Il primo è un Tyrannosaurus Rex. Poi arriverà il momento in cui creerò un recinto anche per questo animale. Abbiate pazienza, ragazzi, eh. Mentre il secondo è un Baryonyx. Perché Joe hai scelto il Baryonyx? Non appena lo libererò, vi fornirò alcune informazioni molto interessanti riguardanti questo animale.
Ok, ho decorato un pochettino il recinto, manca soltanto la mangiatoia con esche vive, che possiamo metterla qua, mentre qua vicino possiamo mettere anche un'altra mangiatoia per carnivori. E adesso direi di liberare prima il Tyrannosaurus Rex. Eccolo che arriva. Vediamo che colorazione avrà, perché l'ho scelta totalmente a caso. Ah, ok, la stessa dell'altra volta. Bello. È sempre bellissimo il T-Rex. Il secondo animale è il Baryonyx. Sapevate che doveva essere il protagonista o uno dei protagonisti di Jurassic Park 3, il Baryonyx? Questo è davvero eccezionale. Un Baryonyx. Ha un artiglio impressionante sul primo dito. Ama l'acqua. Tienilo bene a mente nel progettare il suo ambiente. Originariamente si pensava che il Baryonyx fosse saprofago, ma ora che abbiamo a disposizione esemplari in carne e ossa, senz'altro sarà possibile far luce sulla questione. Allora, il Baryonyx nel frattempo sta esplorando il recinto. Bisogna aggiungergli un po' più di acqua, perché effettivamente mi sono dimenticato che è un piscivoro. Ma non vi preoccupate, si può sistemare tutto quanto. Comunque, vi stavo dicendo, sapevate che in teoria doveva apparire in Jurassic Park 3 al posto dello spinosauro? Il T-Rex e il Baryonyx non penso che si scontreranno mai. Adesso vediamo. Però sarà molto difficile. La mangiatoia per piscivori qua non ci sta. Vabbè, ma non preoccupatevi tanto. Pensavo di tirare via questa foresta qua al centro. Qui potremmo creare un altro laghetto. Perfetto. E possiamo eliminare le rocce extra. La scelta di utilizzare questo animale è stata scartata e gli è stato preferito lo spinosauro, proprio per girare anche la scena dello scontro tra il T-Rex e quest'ultimo. Il Baryonyx non avrebbe mai potuto sostenere uno scontro contro il Tyrannosaurus Rex, perché vedete che è molto più piccolo ed è anche meno potente rispetto all'altro dinosauro. Gli hanno comunque dedicato una scena in Jurassic World Fallen Kingdom. Infatti vi ricordate quando Claire e l'altro ragazzo devono scappare attraverso quella botola? È già morto. Questa ricerca potrebbe finalmente aiutarci a gestirli meglio. Il T-Rex l'ha ucciso immediatamente con un solo morso. In Jurassic Park 3, comunque, il Baryonyx viene citato da Alan e Billy quando cercano di capire che animale gli sta dando la caccia. Infatti, si scambiano un paio di battute in cui Billy suggerisce che l'animale che li ha attaccati è un Succomimus. Alan gli risponde che il Succomimus è troppo piccolo e allora Billy propone il Baryonyx. Alan in quel caso gli dice non può essere un Baryonyx a causa della vela che ha sulla schiena. E allora poi alla fine capiscono che si tratta di uno spinosauro. Come ho già detto in un altro episodio di questa serie, tenete presente che nel 2001 non si avevano molte informazioni su questo animale, quindi anche per il film hanno cercato di ricostruirlo nel miglior modo possibile, cercando di creare anche un villain che potesse rompere le scatole al T-Rex. Anche il logo del film Jurassic Park 3, se avessero deciso di utilizzare il Baryonyx come villain, sarebbe stato molto diverso. Il muso dello scheletro che appare nel logo sarebbe stato più compatto rispetto a quello dello scheletro che appare nel logo che poi hanno utilizzato. Ragazzi, ho creato altri due Baryonyx, liberiamoli all'interno di questo recinto. Sono un po' deluso dal combattimento contro il Tyrannosaurus Rex. Non pensavo potesse morire così facilmente il Baryonyx. Speravo durasse un pochettino di più. Invece con un morso il T-Rex gli ha fatto subito capire
chi comanda. Ok, vediamo se riusciamo a vedere il Baryonyx. Ho tirato via un pochettino, un po' d'erba, perché copriva la visuale. Ho messo una mangiatoia per piscivori proprio qua davanti e l'altra l'ho messa dall'altra parte per invogliare gli animali a farsi vedere. Solo che per il momento nada de nada. Anche da questa parte non ci sono, eh. Non so dove siano finiti i due Baryonyx. Ah, guardate, siamo riusciti a intravederne uno là in fondo, eccolo là. Comunque si nascondono da questa parte e mi sembra che si trovino molto molto bene nel loro nuovo recinto. Ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution 2 qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace non avervi potuto regalare un bello scontro tra il Baryonyx e il T-Rex. Il T-Rex ha rotto il giocattolo quasi subito, abbattendo il suo avversario con un solo morso. Se il video comunque vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Jurassic World Evolution 2. Alla prossima!